In questi giorni sta circolando una voce abbastanza clamorosa e sta cominciando a fare sognare tutti i tifosi della Juventus. Scopriamolo insieme oggi qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera totalmente gratuita, quindi se vi va iscrivetevi. Oltretutto vi consiglio anche un altro canale. Se volete ogni tanto cambiare argomento e guardare altro, vi consiglio questo canale, si chiama Edwin Review. È un canale, tra l'altro, di un mio carissimo amico che si occupa di intrattenimento in generale, soprattutto recensioni di film, serie TV, ed è un canale nuovo, emergente, ma che fin da subito capirete che è un ragazzo che ci sa fare. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, trovate il link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, seguitelo, intanto perché fate un favore a me che mi fa piacere dargli una mano, e soprattutto perché non ve ne pentirete. Un ragazzo che parla molto bene e sa fare molto bene tutto ciò che riguarda il mondo delle recensioni, a libri, serie TV, film, insomma, intrattenimento in generale, lo trovate su Edwin Review, e quindi mi raccomando, seguitelo. Allora andiamo, poi magari se vi va qualcuno sotto nei commenti dei video proprio del vol canale Edwin Review, scrivete mi manda FCM News Sport, e quindi già lui si renderà conto anche della spinta che gli vogliamo assolutamente dare. Allora andiamo alla notizia, perché l'avete sicuramente sentita tutti, non è una notizia freschissima, nel senso che già da un po' di giorni che se ne parla, però mi sono voluto prendere un po' il mio tempo per ragionarci tu, perché non è tanto la notizia in sé per sé che dobbiamo commentare, è più che altro lo scenario che si potrebbe venire a creare, perché la notizia in sé per sé non è che è chissà che cosa. Zinedine Zidane, ospite nella presentazione del docufilm biografico su Marcello Lippi, Adesso vinco io, che sarà presente in tutte le sale proprio in questo mese, era presente lì e gli è stato chiesto da Gianluca Di Marzio: futuro in Italia? Allenare in Italia? E lui dice: perché no? Può succedere di tutto, adesso sto facendo altre cose, vedremo. Però sicuro che un'altra volta in panchina mi piacerebbe anche in Italia. Queste dichiarazioni hanno aperto un mondo. Aperto letteralmente un mondo. Leggiamo poi le altre dichiarazioni e poi cerchiamo di capire cosa c'è dietro. È stato, per quanto riguarda Lippi, il mio allenatore alla Juventus, soprattutto mi ha fatto venire alla Juventus. È il primo che ha creduto fortemente in me e che mi ha fatto giocare, perché alla fine non era facile per lui. Quindi per me è stato non solo il mio allenatore, ma quello che mi ha fatto diventare realmente chi sono. Da grande calciatore, chiaramente lui poi si è trasformato in che cosa? Non soltanto un grande giocatore, ma anche un grande allenatore. Ha vinto infatti tre Champions League, non roba da nulla. E lì si è creato uno scenario clamoroso. Zidane, che fino ad ora sembrava praticamente escluso dalla lista dei post Allegri, oggi torna di moda. Torna di moda perché, sai, queste parole uno poteva dire: no, in questo momento non penso allenare. Invece dice: perché no? In futuro ci penseremo. E se pensi al ritorno in Italia per allenare, è chiaro che il primo nome che si fa è quello della Juventus. Ora, prima ancora di cominciare, vi chiederei a voi qui sotto nei commenti di dirmi la vostra. Quindi, ritorno di Zidane, però come allenatore, vi piacerebbe o no? Io intanto vi dico la mia, vi presento gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, perché se ci sono dei pro, ci sono chiaramente anche dei contro. Partiamo dai pro. Primo tra tutti, al di là che sia Zidane piuttosto che, non so, Eugenio Corini. Punto primo, è un nuovo allenatore. E già il fatto che si possa cambiare dopo 3 anni di Allegri è già un aspetto positivo. Non perché Allegri sia un allenatore da prendere e buttare via, ma perché semplicemente è ora di cambiare. Si ha la percezione che dopo 3 anni di Allegri, che tra l'altro non vanno presi solo singolarmente, ma vanno contestualizzati, cioè 3 anni Allegri dopo altri 5 anni precedenti in cui alla fine si era arrivati molto stanchi, cioè si ha la sensazione che con Allegri ormai si è arrivati a un punto di fine. Per tante situazioni, non stiamo qua a rivangare il perché Allegri in, Allegri out, lasciamo perdere. Dopo 3 anni ho come la percezione che vada chiuso un ciclo, ecco, il ciclo Allegri va chiuso. E quindi già nuovo allenatore è già un aspetto positivo, già di per sé. Però molti potete dire: perché è proprio Zidane? Beh, Zidane, uno degli aspetti molto interessanti di Zidane è un vincente. Perché uno che allena 3 anni e 3 anni ti vince la Champions League vuol dire che evidentemente non è poi così scarso. Molti stanno lì a dire: ma sì, ma che ci vuole con il Real Madrid? No, vincere la Champions League con una sola squadra in così pochi anni vuol dire
vuol dire essere bravo. Ora non cominciamo a fare tutti i fenomeni, perché siamo tutti fenomeni di fronte a uno schermo o con una penna in mano per scrivere gli articoli. Ora non si scrivono più a penna, si scrivono col computer, però di fronte a una tastiera siamo tutti dei fenomeni, siamo tutti bravissimi, riusciremo a allenare chiunque, sapremo gestire i campioni, sapremo far crescere i giovani, siamo tutti dei fenomeni. Poi però le cose vanno fatte e Zidane è uno che ha vinto 3 Champions League, alla faccia invece di chi sta a chiacchierare tutto il giorno. Quindi Zidane è un vincente. Lo è stato da allenatore e lo è stato da giocatore. È stato un pallone d'oro, ha giocato in squadre come il Real Madrid e Juventus, quindi già questo è un palmarès importante. Vincente da allenatore e da giocatore. Altro aspetto fondamentale, e ne ho parlato anche con il nostro carissimo Kinosh, è stato ospite qui su FCM News Sport, e abbiamo chiacchierato di questi aspetti e ne abbiamo parlato prima che si parlasse di proprio di Zidane. Ecco, di Zidane si è parlato e abbiamo appunto affrontato questo argomento dicendo: uno dei pochi che potrebbe unire la Juventus in questo momento, a prescindere, è Zidane. In che senso? Nel senso che la Juventus in questo momento vive un periodo divisorio, cioè è vero che sono tanti contro l'allenatore, ma ci sono tanti che proprio in virtù di questo forte Allegri out sono lì a resistere e dire: no, ma noi ci crediamo in Allegri, restiamo con Allegri. Per cui si potrebbe creare l'effetto opposto, ossia, quando va via Allegri, al primo allenatore che spunta, tutti sarebbero lì a dire: ecco, hai visto? Al primo errore sarebbero lì: hai visto, con Allegri questa non la perdevi. Hai visto, con Allegri questo gol non lo avresti preso. Questo contropiede con Allegri non... Un po' quello che succedeva con Sarri. Guardate il primo anno di Sarri. A ogni gol subito alla Juventus erano tutti là a dire: ma tu questo gol in contropiede con Allegri non l'avresti mai visto. Questa partita con Allegri non l'avresti persa. Questo può succedere con allenatori come Thiago Motta, ad esempio, riportandoci all'attualità, o come, non so, facciamo l'esempio, Tudor. E invece, secondo molti, ma anche come Conte, perché anche Conte è uno che divide. Ecco, Zidane potrebbe unire l'ambiente, potrebbe ricompattare l'ambiente, un po' come è successo con Mourinho, il post Mourinho. Erano tantissimi tifosi della Roma che non volevano un post Mourinho, perché volevano continuare con Mourinho. La società decide di cambiare. Ma che fa? Prende un allenatore nuovo? E quindi tutti stanno là a fare il paragone con Mourinho? No, prendono uno che unisce la piazza, come Daniele De Rossi, che chiaramente non può essere paragonato a Zidane, ma intanto dà entusiasmo, ed è quello che sta muovendo alla Roma. Soprattutto non crea dissidi all'interno della tifoseria, sono tutti con De Rossi. Ecco, con Zidane sarebbero tutti con Zidane. Questo è un aspetto importante. Chiaramente, a fronte di alcuni pro, ci sono anche dei contro. I contro, secondo me, il vero fattore da considerare in ottica negativa, e quindi rischio, fattore rischio quando prendi Zidane, secondo me sono due. Il primo, quello economico. Non sappiamo fino a che punto la Juventus si possa permettere un ingaggio come quello di Zidane, che sicuramente non viene la Juventus a prendere 1 milione, quindi questo è ben chiaro. Il secondo, che forse è ancora più importante, è: siamo sicuri che Zidane sia l'uomo giusto? Perché sì, unisce l'ambiente, perché sì, è una figura di riferimento, ma è uno che ha allenato solo il Real Madrid ed ha allenato solo una squadra piena di campioni. È più un gestore, mi viene da dire, all'Allegri, che un costruttore di gioco come, non so, banalmente possiamo dire Thiago Motta. Cioè, è uno più che ha avuto il compito di gestire uno spogliatoio come quello del Real Madrid, gestendo più uomini che calciatori e dando più indicazioni mentali di pressione psicologica che non di indicazioni tattiche da un punto di vista dello sviluppo del gioco. Per cui probabilmente ci potremmo trovare una situazione, non dico molto simile a quella di Allegri, però di fronte a un altro banalmente gestore. E in questo momento la Juventus, in cui secondo me hai una rosa con tanti giocatori giovani, che attenzione, poi molto spesso si parla di giovani, magari la Juventus ha tutti i 18 anni, che Juventus poi, se andiamo a vedere, è una squadra con gente come Bremer e Danilo in difesa, Szczęsny in porta, e già questi sono dei giocatori completi. A centrocampo Locatelli è uno che ha già la sua età, è un giocatore bello che è formato, poi sta giocando male ma è bello che è formato. Rabiot idem, McKennie non è un ragazzino di 20 anni, lì davanti Vlahovic e Chiesa sono due che già hanno la loro età, Chiesa ha 27 anni, Milik, Ken, cioè non stiamo parlando di 18 anni, ecco, stiamo parlando di giocatori che hanno, non sono vecchi, non hanno 30 anni, ma non ne hanno neanche 12, ecco. Quindi la Juventus è un bel mix che andrà migliorato sicuramente, quindi l'anno prossimo la Juventus che va in Champions League, ci aspettiamo che abbia dei colpi anche a parametro zero, ma i giocatori che hanno un po' più di esperienza. E quindi Zidane ci potrebbe stare, però consideriamo anche questo aspetto negativo, che va considerato sicuramente. Ecco, secondo voi sono più a favore i pro o i contro? In virtù di questo, lo prendereste oppure no? O valutereste un altro tipo di allenatore? Insomma, apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti, perché la notizia di Zidane alla Juventus non può che infiammare il popolo bianconero.